e poi a confrontarsi con realtà formate da noi, ma da noi totalmente liberate, e che possono anche crescere e diventare diverse. Ma questo confrontarsi con la diversità dei teatri alti è, secondo me, una ricchezza a cui un teatro stabile non può rinunciare, se non con un'azione stupida. E poi è crescere noi con loro, perché logicamente il figlio che cresce, che è diverso da te, che magari ti critica anche, ti fa crescere, comunque ti fa magari anche arrabbiare, però ti fa crescere. E poi è far crescere il pubblico. E io questo l'ho verificato realmente, il rapporto col pubblico giovane è molto più forte se a parlare al pubblico giovane sono altri giovani, se a parlare al pubblico giovane è la drammaturgia contemporanea. Approfondiamo ancora le potenzialità del comparto teatro minore, sia compagnia che festival, per esempio nel varcare i confini regionali e nazionali. Oggi un festival come il SUC trova accoglienza anche in città lontane dalla tradizione marinara, come Trento. Consuelo Barirari, direttrice di Schegge di Mediterraneo, col suo Festival dell'Eccellenza Femminile, getta un ponte con le tradizioni culturali e i nuovi fermenti della sponda sud del Mediterraneo. Sergio Maifredi, con i Teatri Possibili Liguria, inventa per la Liguria un'odissea con diversi scali e contemporaneamente dirige il Teatro di Barletta e realizza spettacoli al Novi Teatri in Polonia. Andrea Liberovici e il suo Teatro del Suono fanno dialogare la Liguria con Parigi, con New York e con registi come Bo Wilson e Peter Greenaway. Forzare la porta dell'onirico, entrare nella casa dei sogni, estirpare il cancro dell'anarchia con le sue metastasi. Siamo stati noi i primi, non Goebbels. Nazismo sostenibile. Guarda, 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 guarda. Ma molti altri gruppi liguri hanno tracciato rotte che portano lontano. Fin qui abbiamo visto le potenzialità e anche i risultati ottenuti dal comparto dei teatri minori. Ma oggi, in un momento di grave ridimensionamento di tutto il settore cultura, che strade restano da percorrere per creare un sistema che non punti soltanto alla sopravvivenza, ma che invece dia slancio alla promozione della cultura teatrale ligure? Dice Luca Borzani, presidente della Fondazione per la Cultura del Comune di Genova. Forse il contesto in cui si riusciva a dare contributo ad ogni soggetto si è concluso, mentre invece si può aprire una fase in cui si offrono servizi e opportunità che permettono anche forme di aggregazione. Tanto cominciamo a lavorare e il resto verrà da sé. E poi noi siamo forti. Noi non abbiamo nemmeno bisogno di una casa di pietra o di mattoni. A noi ci basta una piccola casetta di legno, un bugigattolo qua nel porto. La faremo noi, la nostra scuola, noi. E io credo che si debba pensare una proposta, diciamo così, sostenibile, che salvaguardi sia la dimensione culturale diffusa, sia una condizione di criticità economica, e al tempo stesso questa proposta sostenibile potrebbe essere la proposta che le istituzioni fanno anche alle grandi realtà bancarie, loro stesse, senza andare a chiedere il contributo per un singolo soggetto o a favore di una specifica iniziativa, ma invece proponendo la sostenibilità di un sistema di offerta di opportunità e quindi facendosi carico nei confronti anche delle realtà bancarie della funzionalità, della qualità e, come dire, del mantenimento di questo tipo di realtà. Abbiamo bisogno di un cameriere. Ci si presentano 10 persone e 2 ci fanno un'impressione splendida, ma proprio splendida. Diciamo, guarda, proprio quei 2 ci vorrebbero nel nostro bar, però il posto è uno solo. Veniamo a scoprire che uno dei 2 è uno zingaro che abita un campo nomadi nella nostra città. Chi prendiamo? Trovare lavoro per un rom o un sinto non è semplice. Molti sono costretti a negare la propria identità culturale, la propria appartenenza, per cercarlo, per trovarlo. Ecco,
questo sguardo diverso, secondo me, è importante. Cioè passare dalla logica diretta, ad esempio, dei bandi, alla logica di offerta di servizi, che possono essere spazi, che possono essere, come dire, elementi di promozione, che possono essere, come dire, possibilità concrete di allestimento, di realizzazione di un'iniziativa. Ecco, se le istituzioni si fanno carico insieme di tenere, come dire, una proposta di questo genere, il riferimento con realtà anche di sponsorizzazione private può essere, come dire, una strada diversa su cui lavorare. Fa beneficenza dei Liguri un bel passo, cose fatte di soli, senza mettere in ciassa. Quindi mi raccomando, mi sento via saperi, de questo gesto de beneficenza e soffia del tutto un menume. Se si legge sera buca, si te busca, si te busca, se si legge sera buca, si te busca, si te busca, se si legge sera buca, si te busca, si te busca. Quando si dimentica che la cultura è un comparto produttivo, noi rischiamo che in Italia la cultura provocano paradossalmente una riduzione di entrate per lo Stato, ma non escludo che sia, che, come dire, come elemento necessario fare i conti tutti con modalità di gestione diverse. Non è vero che nelle produzioni culturali non c'è stato spreco, non è vero questa cosa, non è vero che in molti casi non si sia, come dire, moltiplicato gli elementi del costo al di là del ritorno dell'investimento culturale stesso. Allora c'è una crisi di possibilità di sostegno economico che colpisce tutti. In questa difficoltà di sostegno economico, ovviamente le realtà minori o più virtuose sono le più colpite, le realtà meno virtuose sono le meno colpite. È necessario modificare profondamente l'ottica di sguardo e di gestione, e in questa modifica di ottica di sguardo e di gestione è necessario un ruolo diverso istituzionale, ma anche un ruolo diverso degli operatori, e anche una riflessione sul pubblico e sui pubblici di oggi, perché in molti casi, noi sappiamo, abbiamo un sostegno pubblico e non un sostegno del pubblico, in altri casi c'è un sostegno del pubblico e non c'è un sostegno pubblico, ma invece assegnando un peso specifico all'innovazione, al lavoro comune, cioè trovando, come dire, dei criteri che sono, guardati in questo senso, i più trasparenti possibili. Oltresso una ferita simile vesterebbe una santa, figuriamoci un'isterica col suo carattere insofferente. È necessario ripensare un ruolo degli operatori, delle istituzioni e del rapporto fra istituzioni e soggetti privati che possono contribuire a tenere insieme il tessuto culturale della città. Ma il ribaltamento deve essere a 360 gradi. La strategia deve cambiare. Siamo teatranti, riusciamo a riscrivere, a reinventare anche i testi classici, comunicandoli in nuovi modi, in nuove forme. E dobbiamo trovare un modo per comunicare diversamente anche noi stessi. Chiamatemi Giasone. Ti devo parlare. Gli parlerò con dolcezza. Dopo hai sposato quest'uomo, gli hai generato dei figli e li hai massacrati. Ma non basta. Margherita Rubino, consulente del Comune di Genova per la promozione della città, dà un altro consiglio. Alla fin fine però tutti gli anni 12 milioni di persone vanno a teatro, è previsto che succeda anche l'anno prossimo. 12 milioni è una quantità enorme, fa paura, è roba da stadio. Per cui se poi alla fin fine si riuscisse a ritenere che il teatro è anche un fenomeno di massa, per mio conto questo non guasterebbe le cose, forse sposterebbe un po' nella mentalità comune la collocazione del teatro, che se si vincola sempre soltanto alla parola cultura, inevitabilmente finisce sempre in una collocazione politica, strategica e nazionale comunque minoritaria. Se venisse considerato fenomeno di massa come è, perché 12 milioni l'anno è una cifra da far paura, qualcuno ne parlerebbe, se ne parlerebbe di più. I giornali darebbero uno spazio che tutti
tutti gli anni sottraggono, no, la volontà di pochi, riesce ancora a dare dello spazio a ciò che è teatro. Smetterla di lamentarci e cominciare a cooperare. In una Liguria teatrale non divisa da rivalità e steccati, possono venire indicazioni forti sull'utilizzazione degli spazi o sulla gestione di nuovi edifici teatrali. In provincia della Spezia, per esempio, ci sono le risorse naturali di Porto Venere e delle Cinque Terre, ma non solo. Non si può dire che non ci sono spazi alla Spezia, in una città che ospita l'arsenale militare, e probabilmente proprio dentro questi capannoni dell'arsenale, dove io e altri colleghi siamo riusciti a fare spettacolo e altre iniziative legate a delle celebrazioni per i 140 anni della fondazione dell'arsenale, e abbiamo testato che ci sono dei luoghi che si presterebbero benissimo proprio alla residenza, diventerebbe veramente uno straordinario cantiere residenziale, un'officina dell'arte molto 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 bella. L'operazione Camogli, siccome va detto fino in fondo di chi ha il merito, della Regione Liguria, della Fondazione Carige, della provincia di Genova, dei comuni di Recco e di Camogli, di segno persino diverso, ma che sono entrati nella stessa fondazione, superando il conflitto politico, perché hanno ritenuto che quella fosse un'operazione di valore. Non dimenticherò mai l'espressione del sindaco di Recco che ha detto in pubblico: il principale stanziamento culturale del nostro comune è aver dato 50.000 euro per il restauro del teatro del comune di Camogli. A proposito di abbattimenti di steccati e di comparti, un ultimo suggerimento. Se la possibilità di sopravvivere per il mondo della cultura è affidata al fare sistema, è necessario che le diverse parti dialoghino tra loro in modo sia orizzontale sia verticale, e che pubblico e privato comincino a scoprire le potenzialità della creatività ligure del teatro minore anche per occasioni diverse, svincolate dal concetto tradizionale di cultura. Sto pensando a vetrine ufficiali di promozione come per Genova La Notte Bianca, Capodanno, Euroflora, ma anche al Festival di Sanremo. E perché no? La vita non è tutta forse un teatro? Penso che dobbiamo solo mettervi a lavorare. Insieme. Grazie a tutti, buona serata. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies.